Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di ToxicGamer88. Riprendiamo su Dark Souls Remastered Edition. Allora, in questo video volevo andare ad affrontare un altro boss e un'altra porzione del Borgo dei Non Morti. Quindi dirigiamoci lì. Non è nulla di difficile. Vediamo dove ci posso arrivare per primo. Da qui. Proviamo da qui, dai. Ci facciamo un pochettino di passo. Abbiamo la spada potenziata, quindi facciamo un po' più di danno. Sgusciamo via dei nemici. Non ha senso affrontarli. E poi voglio fare oggi una bella partita veloce. Quindi alcuni li affronteremo, altri no. Il classico. Sto utilizzando la spada lunga al posto della più performante spada leggera del drago, perché francamente non mi serve. Pensare qui. Scudo cimiero. Vi ho fatto un episodio un po' più lunghetto in cui lo andavo a prendere. Invece in questo andremo dritti dritti verso l'altra parte del Borgo dei Morti e affronteremo il demone capra a fine episodio. Oh, la freccia. Oh, anche okay, attenzione. Dai. Vabbè, facciamo. Vattene a quel paese. Non ci serve. Non possiamo utilizzare il falò. C'è un nemico. Infatti la luce diminuisce, ma questo non è un problema. Passiamo accanto al falò. E dai. Cioè veramente? Quanto ci serve per salire di livello? 3000 punti esperienza. Noi nello scorso video avevamo ottenuto un oggettino e una chiave in particolare. Vediamo se riesco. E avevamo recuperato la chiave, credo, dei sotterranei, che ci dice apre la porta che conduce al Borgo dei Non Morti. Almeno credo sia questa. Però ne avremo la conferma un po' più avanti. Quindi, spero tanto che questo sia un episodio breve, perché adesso dobbiamo fare la furbata e andare via. La vita ce l'abbiamo. Ridaglie e basta. Sì, la viverna è ritornata. Si può uccidere, lo faremo. Ok, abbiamo utilizzato la chiave dei sotterranei. Era quello che ci interessava. Niente di più, niente di meno. Grazie a questa chiave apriremo un importantissimo shortcut che ci porterà, prendendo da queste scale, al precedente falò, evitandoci di arrivare ad affrontare la viverna. L'arma non ha molto raggio, ma questo non è un problema. Perfetto. Quindi, in caso di nostra dipartita, possiamo ritornare qui. E qui troveremo un set che ho intenzione di utilizzare, quello del ladro. Naturalmente io il gioco l'ho già giocato, per chi non lo sapesse, l'ho già portato sul canale. Attenzione, qui ci sono dei cani. Dei cani di Dark Souls 1. Fanno tossicità. Noi abbiamo lo scudo cimiero. Ah. Sono fuori allenamento contro queste bestie. Ma non pensate che questo sia l'unico nemico? Ah. Allora, prima di andare ad affrontare altre pazzie, qui dovremmo liberare qualcuno. So
Somebody help. Damn, I'm finished. Ok, apriamo. Utilizziamo la chiave della residenza che si acquista dal mercante. Va bene. Skippo tutto. Noi già queste cose le abbiamo viste. Ci darà anche un set. E vediamo di vestire il nostro personaggio. Guanti di cuoio rinforzato. Vabbè, dello stregone sono un po' più performanti e pesano meno dei guanti in pelle, perché ci danno sì 12 di difesa fisica, ma anche 16 di difesa magica, 8 da fuoco e 10 da fulmine. Peccano di 3 punti in difesa da fulmine, però sono molto molto più leggeri. Poi mettiamo anche l'armatura di pelle, è buona. Questa pesa 2,3 ed è quella più leggera, che come vedete è abbastanza buona. E rimango sempre in fast roll. Possiamo indossare anche il cappellino, che non pesa veramente nulla. Perché non siamo... Mamma mia che siamo brutti. Vabbè. Attenzione, qui ci sono questi tizi. Da affrontare uno alla volta. In questo modo. Chi si fa avanti? Allora, qui c'è l'incappettata. Forza. Ecco. Attacco pesante. Gli altri due li abbiamo eliminati. Attenzione a questo. Per gli altri invece ho intenzione di utilizzare l'arco. Perfetto. Dalla distanza siamo al sicuro. E possiamo raccattare l'oggettino. Metodo rapido. Ci danno due umanità gemelle. Vi ho fatto vedere come raccattarlo. Naturalmente, se siete ancora alle prime armi, non ve lo consiglio. Ok, qui adesso c'è l'inculata. Proprio odio ammetterlo, ma qui c'è l'inculata. Però se non erro, si poteva anche fregarli. Eliminiamo subito questo. Il carretto. Ok, facciamo molta molta attenzione. Io ricordo che qui c'è un'inculata da panico. Sapete che vi dico? Adesso facciamo anche un'altra furbata. Utilizziamo le bombe. Ho soltanto quelle nere che voglio conservare. Volevo fregarli. E fuggiamo come le merde, subito. Qui ci sono tre tizi, uno più cazzuto degli altri, e io non vedo. Attenzione, quello si buffa. Uno è andato. Vedete? Ce l'abbiamo fatta. Ok, e fin qui tutto va bene. Qui dovrebbe esserci un set. No, è più avanti. Spezza corazza. Non l'ho mai utilizzata. Non ne vedo l'utilità. Forse in PvP. Attenzione, qui ce ne dovrebbero essere altri di sti bastardi. Voi cosa fate? Correte e loro vi incappettano. Ora cambiamo arma. Utilizziamo qualcosa di più cattivo. Scusate, arrivate a sto punto. Cioè, dovrebbe essere uno nascosto qui. Eccoli. Ah, quanto li odio. Allora, qui me la gioco tutta in un colpo.
devo dire che la strategia è andata a buon fine. L'affondo della Claymore ci ha salvati. Vabbè, lì c'è. Potete anche utilizzare l'arco, ragazzi, se avete abbastanza dimestichezze. Oh, cazzo, non l'ho visto. Attenzione, utilizzare. Un'arma del genere, come la Claymore, che ha una grande spazzata, può essere pericolosissima. Raccattiamo l'oggettino. Grande anima di non morto perduto. E qui c'è il set del ladro che vorrei indossare tutto. Non pesa niente. Non è fortissimo, ma è abbastanza figo. I guanti sono un po' migliori. E io amo questo set. Naturalmente siamo in fast roll, quindi cambiamo arma. Ok, adesso ci siamo. Qui c'è il boss. Voglio affrontarlo adesso? Assolutamente no. Voglio andare a sbloccare un altro shortcut. Il personaggio in questa maniera è di una figaggine assurda. Problema risolto. Andiamo avanti. Perfetto. Una volta che avete appreso i moveset degli avversari, venire qui è l'ultimo dei vostri problemi. Lì come si ci arriva? Non lo ricordo. Ok, da qui invece lo faremo nel prossimo episodio. In questo invece affronteremo un altro boss, il demone capra, chiamato boss semplicemente perché lo affrontiamo adesso, completamente skippabile. Guardate dove arriviamo. Qui c'è un tizio che ci vende muschi, coltello da lancio, resina carbonizzata e... vabbè, non mi servono. Abbiamo 3800 di anime. Adesso io sblocco questo shortcut importantissimo, perché guardate dove andiamo a parare. Siamo direttamente al santuario del legame del fuoco. Vado ad affrontare il boss, però sono molto indeciso. Sblocco il falò e affronta il boss di prepotenza e cattiveria. Ma sì, facciamolo. Vediamo se sono fortunato. Premessa che non gioco da qualche giorno, quindi sono un pochettino fuori allenamento. Non so se l'arma che sto per utilizzare potrà aiutarci. Ma intanto metto le mie bombe. Abbiamo 7 fiasche Testus potenziate. Gli anelli sono buoni, un'arma più 5 che non è affatto male, perché quest'arma fa di danno 148. La Claymore invece, devo toglierle tutte queste armi. ...178, che non è affatto male. Allora, valutiamo subito una cosetta. Questo attacco ci toglie metà stamina, questo un bel po'. A due mani invece 196. Schifo non fa sicuramente. Quindi
Mal che vada, parto dal santuario del legame del fuoco. Siamo pronti per affrontare il demone capra. Vediamo di non fare schifo. Verremo attaccati subito da due. Se solo riuscissi a svincolarmi. Ha salvato la nostra. E siamo quasi morti. Non riesco a svincolarmi. Dai. Vabbè. Non vedevo. Non ho nulla di cui pentirmi. Mi hanno letteralmente bloccato. Vabbè, rifacciamolo. Il problema è da qui è una seccatura. Quindi andiamo al santuario del legame del fuoco. Aspettate, proviamo un nuovo shortcut. Vediamo se funziona. Vedete, oh, attenzione. Almeno così proviamo qualcosa di nuovo. Ciao. Sì, che ce l'abbiamo fatta. Volevo sconfiggere al primo colpo, non ci sono riuscito. Non ho nulla di cui pentirmi. Devo stare attento a quei cani malefici. Non voglio utilizzare la spada del drago, è troppo forte. Preferisco utilizzare ciò che creo io e che trovo io. Lo so, l'arma del drago è. Sarebbe veramente top. Però va bene così. Allora, in questo tentativo che sto andando a fare, vi faccio vedere tutto il percorso. Se per caso dovessi morire, non vi preoccupate che. Lei va a provarci. Farò dei piccoli tagli. Almeno così vi ho fatto vedere come arrivare qui senza tirare giù tutti i santi. Ora, il problema sono quei maledetti cani. Vedete? Io li odio. Perché mi staggerano. Togliti. Ok, sappiamo che ci vogliono due colpi. Due. Questa cosa è importantissima. Perché se riesco. Me la voglio giocare. Attenzione all'attacco a due mani perché è potentissimo. Scendi. E scendi. Oh, ma ci sono le anime. Sto andando indietro soltanto per recuperare le anime. E salta. Questo è il metodo base, almeno due mani. E gli fate un botto di. Ma potete anche affrontarlo qui, che è quello che farò. Vedete, non è affatto difficile. Sono anzi molto più forte. Eliminato. Quindi tutta la difficoltà, scusate la voce, risiede appunto nel eliminare i cani. Vi ho fatto vedere anche che potete portarvi qui
il nemico cadrà giù, scusatemi, e voi gli fate l'attacco in salto, oppure lo potete affrontare anche in questo piccolo spazio se avete un minimo di destrezza nel combattimento. Terminiamo l'episodio adesso, semplicemente andiamo a spendere questi punti. Ho intenzione anche di potenziare un pochettino le nostre armi. La vitalità va bene, però sapete, vi dico, 19 punti, la portiamo a 20 e non credo di volerla più potenziare per un bel po'. 400 punti, vanno bene. Perfetto, abbiamo 20 di vitalità e ci basterà per tutto il gameplay. La stamina continuerò ad aumentarla insieme a forza. Quindi queste due cresceranno veramente di tanto. Quindi ragazzi, termino qui questo episodio. Spero tanto che vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo col prossimo episodio di Dark Souls Remastered. Alla prossima.